Ritroviamo un caro amico Alessandro Randazzo qui in occasione del torneo del Cignarale. Alessandro, allora, sempre sulla cresta dell'onda, passano gli anni però, tra tornei e campionati ancora tanta voglia di giocare. Parla un pochino di te, che ti aspetti da questo torneo e poi parliamo di calcio. Guarda, io speriamo che l'altro anno abbiamo fatto questo torneo e ci ha detto male. Quest'anno siamo un'ottima squadra, un bel gruppo, guarda, non ci credevo, ma un bel gruppo, perché diciamo ci sono qualche elemento di calcetto di Serie D, però abbiamo messo in mezzo il presidente, ha messo in mezzo qualche giocatore come Lerte, Mandro e io, Maculani, e siamo arrivati fino a qua. Insomma, ci puntate, dai. Sì, stasera io soprattutto ci conto, perché so il paese mio. E giustamente poi ci tengo anche il presidente Cigliani, perché se quest'anno arriviamo in finale è meglio smettere. Ricordiamo la squadra, il nome, quindi l'auto. Carrozzeria Bozzo. Perfetto. Intanto ieri nell'altro paese tuo, dove adesso l'altro paese mio, ho vinto il torneo, capocannoniere, il miglior giocatore con 38 gol. Sono stato contentissimo. Spero che stasera dimostro qualcosa ancora di più, anche se sono stanco, però ancora vado. Capitolo calcio, resterai a Civitella? Sì, rimango là perché c'è un bel progetto, fanno la squadra intorno a me, sono molto entusiasti, io pure, perché quando ti senti, perché quest'anno diciamo ho fatto la seconda categoria, però non mi sono trovato molto bene, è come se stavo riperdendo il nome che io finora porto avanti, e sono contento perché sono tutti entusiasmi, cioè poi alla fine mi hanno detto la squadra gira tutto intorno a te, farà il capitano, poi c'è giocatori che vengono perché ci sono io, non mi sono mai vantato su queste cose perché se no non stavo qua. Quindi motivazioni, però motivazioni, stimoli, cose varie, ce n'ho tante, dipende solo da me, l'età ce l'ho. Però io vedo che adesso come calcetto sto andando, speriamo che continui così. Poi certo mi darò un mese di riposo perché se no arrivo a preparazione che sono distrutto. Però sono contento, adesso sono molto molto concentrato per questa partita perché ci sono degli amici che mi sono venuti a vedere e spero di arrivare in finale per me, per la squadra e per il presidente. Si guarda, bisogna guardare sempre il presente, il futuro, però anche il giusto unità. Ah, vorrei solo dire un attimo una cosa, io ringrazio l'organizzatore di questo torneo, soprattutto Luca Lucchetti, perché è un amico e poi sa organizzare le cose. Un gran bel torneo, organizzato molto bene. E stavo chiedendoti, bisogna guardare il presente, il futuro, però anche è bello un attimino una flashata sul passato. La carriera di Alessandro Randazzo ha avuto il giusto merito, il valore, oppure c'è qualche rimpianto per qualche treno perso? Mi è mancata la testa, basta, mi è mancata la testa. Però, tutto sommato. Però, rimpianti ce l'ho, però mai è tardi. Non si può fare più niente. Però se avevo la testa di qualche anno fa o anche adesso, era andato via. Perfetto. Sinceramente era andato via. Viva la sincerità e la realtà. Sì. Adesso continuo finché via faccio più. Grazie Alessandro, grazie, buona gara e buona stagione. Grazie.